Bene ragazzi, sono Fede del Lab. Oggi andiamo un pochino a rimestare nella vita di coppia dei nostri personaggi preferiti. Ci tocca pure a noi. Infatti in questo video andremo a guardare con il nostro telescopio da guardoni, no, non è vero, le 5 coppie più belle di Dragon Ball, secondo noi chiaramente. Tenshinhan e Lunch, o Tenzing e Laura nell'anime italiano, sono una coppia strana. È palese che provano entrambi qualcosa l'uno per l'altra, tanto che nella seconda parte della serie non la vediamo perché a quanto pare si è trasferita a casa proprio di Tenzinhan. Ma questo qualcosa non sfocia mai in una relazione vera e propria, se non con ammiccamenti e imbarazzi. Chissà poi come la controparte di Lunch, quella con i capelli blu, prenderebbe questa relazione. Perché Vegeta e Bulma stanno solo al quarto posto e non al primo? Beh, Bulma e Vegeta non hanno molto feeling, la loro relazione non è veramente una relazione come tutte le altre. Sì, sono sposati e tutto, e questo è sicuramente il motivo per cui vediamo il carattere di Vegeta cambiare così tanto, ma non vediamo molto della loro relazione. Solo poche volte percepiamo i loro sentimenti e soprattutto il cambiamento di Vegeta grazie a Bulma. Infatti, quando Vegeta uccide tutte quelle persone trasformato in Majin e quando muore per mano di Majin Buu e ovviamente quando Vegeta abbraccia il figlio prima di farsi esplodere sempre nella saga di Majin Buu. Questa coppia è molto popolare perché sono entrambi due caratteri forti e stanno bene insieme. E le persone pensano che alla fine sono tutti bacetti e coccole, quando in realtà non fanno altro che litigare e discutere. Quando per la prima volta abbiamo visto questa coppia siamo rimasti di stucco, anche se in tutto l'arco di Cell e quello degli androidi qualche indizio si andava a formare, a partire dal bacio sulla guancia di C-18 nei confronti di Krillin. Infatti, poco dopo distrugge anche il telecomando che avrebbe potuto uccidere C-18 e attacca senza esitazione Cell, anche sapendo che non avrebbe potuto fare nulla, una determinazione che di certo non ha mostrato contro Vegeta e Freezer. Il colpo finale lo dà il desiderio espresso da Krillin di far tornare umana C-18 e anche se Shenron non l'ha potuto esaudire, ha fatto cadere ogni difesa di C-18, facendolo innamorare del nostro piccolo pelato, che poi in realtà c'ha pure i capelli. Molti fan considerano questa coppia una delle peggiori dell'universo di Dragon Ball, anche perché Kiki non fa altro che urlare a Goku di trovarsi un lavoro. Certo, è esilarante che un uomo che può distruggere interi pianeti sia terrorizzato da una persona che non riesce neanche a distruggere un paesetto? Beh, accidenti. Ma sicuramente questo è uno dei tanti scherzi fatti da Toriyama nella serie. Questa è stata la coppia che ha avuto più tempo di tutte nella serie e quindi si è potuta sviluppare più in profondità. Beh, effettivamente poi Kiki e Goku si conoscevano da quando erano bambini. Certo, Kiki non fa altro che sgridare Goku, ma i due si amano profondamente. Lei cucina per lui, gli lava i vestiti e si preoccupa sempre per lui. Anche se non si dicono mai che si amano e Goku non regala cioccolatini e fiori a Kiki, anche lui lo ama profondamente, abbracciandola e preoccupandosi per lei quando pensa che sia in pericolo. Questa è praticamente l'unica coppia gentile, l'uno con l'altra, che si vogliono bene, si amano, lo dimostrano pure, di continuo. All'inizio Videl era fredda e distaccata, come voler dimostrare di essere di più della figlia di Mr. Satan. Ma poi si è cominciata a fidare di Gohan e si è innamorata. Sono una vera coppia, e lo dimostrano in più occasioni, anche in Super. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici. Mi raccomando, ma poi soprattutto, ma quali sono le coppie che tu preferisci nel mondo di Dragon Ball? Faccelo sapere scrivendolo in un commento qui sotto. Ah, e se vuoi darci una mano, fai un salto alla nostra pagina Patreon. Da Fede è tutto, stay lab e al prossimo video!